Ti adoriamo, Bestia Divina, Signore Gesù, sei qui davanti a noi e noi ti adoriamo, ti riconosciamo che tu solo sei il Signore, davanti a te si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo, e anche noi, Gesù, ci prostriamo davanti a te e glorifichiamo il Padre del Cielo che ti ha dato a noi. Tu sei la gioia nostra. E adesso, Signore Gesù, ti chiediamo di ritrovarci tutti, perché tutti ci siamo sperduti. Ti chiediamo, Signore Gesù, di aver cura di tutte le tue pecorelle, di quelle ferite, di quelle sperdute, di quelle malate. Ti chiediamo, Signore Gesù, di riprendere dalla polvere la moneta che è impolverata e di ripulirla e rimetterla nello scrigno. Signore Gesù, che mi ha dato queste due belle parabole, Signore Gesù, ti preghiamo, metti in pratica queste tue parabole oggi per noi. Siamo noi le pecorelle ferite, le pecorelle perdute, le pecorelle che hanno bisogno di essere prese in braccio. Siamo noi le monete impolverate, infangate in un angolo. Siamo scivolati, oh Signore, e siamo caduti in un angolo. Signore, riprendici, polverici, ripuliscici. Sono le malattie dello spirito e le malattie del corpo che noi questa mattina ti vogliamo offrire. Gesù, buon pastore, Gesù, che sei come una madre che cerca quello che è perduto, oh Gesù, ci appelliamo a te, al tuo cuore grande, al tuo cuore pieno di amore, e ti diciamo, sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oh Gesù, ci sono tante persone qui presenti che hanno bisogno di te, quelli che hanno più urgente bisogno di te. Signore Gesù, apri il tuo cuore questa mattina, apri il tuo cuore a queste persone che sperano in te, nella tua grazia, che si sentono come abbandonate da te. Tu ti prendi cura di loro. Gesù, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, Signore Gesù, nel tuo cuore c'è posto per tutti. Dal tuo cuore questa mattina sgorga ancora sangue prezioso, acqua preziosa, l'acqua per lavare e il sangue per rinvigorire. Gesù, siamo tutti malati, tutti bisognosi di te. Abbiamo bisogno di te, Signore Gesù. Vieni in soccorso dei tuoi figli, Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Dio sacramentale. Gesù è il Signore. Oh Gesù, sei tu il Signore. L'unico Signore, siamo qui ai tuoi piedi, Signore Gesù. Abbiamo tutti bisogno di te. Gesù, siamo ammalati nello spirito. Quanti malati nello spirito, Signore Gesù. Siamo ammalati, i nostri occhi non vedono. Le nostre orecchie non sentono, il nostro cuore si indurisce. Gesù, guariscici dalle
piaghe, dalle malattie spirituali. Non vediamo i nostri peccati. Non ascoltiamo la tua parola che risana, che penetra. Non sentiamo il tuo amore, l'amore per te, l'amore per i nostri fratelli. Oh Gesù, ti chiediamo, guarisci i nostri occhi, apri i nostri occhi, Signore, perché vediamo il tuo volto, perché rivediamo nel volto dei fratelli il tuo volto. Signore Gesù, ti chiediamo di scoprire il tuo volto sofferente nel volto dei molti fratelli, e ti amiamo non soltanto direttamente qui esposto davanti a noi, ma ti amiamo anche indirettamente, tu che sei nascosto nei volti e nelle piaghe dei nostri fratelli, perché questo tu ci hai comandato: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Tu ci hai detto: io ero malato, io ero carcerato, io ero ignudo, e voi mi avete riconosciuto. Signore, noi non ti riconosciamo solo perché uno è malato, solo per cui uno è carcerato, solo per cui uno è peccatore. Non ti riconosciamo nel fondo del cuore, mentre tutti siamo fatti all'immagine di Dio. Non riconosciamo l'immagine tua, non riconosciamo che ognuno è una moneta che porta l'impronta tua. Gesù, dacci occhi per vedere te, per vedere il tuo volto nel volto dei molti fratelli. Gesù, apri le nostre orecchie al grido dei miseri e al grido tuo. Tu gridi: convertitevi, convertitevi, non fatevi peccati, ritornatevi gli traviati. Ma noi facciamo i sordi, non ascoltiamo. Apri il nostro cuore indurito, non ci commuoviamo più, non sappiamo più versare una lacrima di amore per te o per i fratelli. Ognuno ha il cuore proprio, ognuno è stretto dentro il proprio cuore, mentre il tuo cuore è aperto. Noi abbiamo cuori chiusi, cuori serrati, cuori che, gelosi, non vogliono aprirsi agli altri, ma tu vuoi un cuore aperto come il tuo. Il tuo cuore è squarciato, diceva Paolo, datemi spazio nel vostro cuore. Signore, che il nostro cuore sia aperto a tutti quelli che vogliono entrare e chiedono te, e chiedono protezione. Siamo solleciti per i fratelli e per le sorelle. Non vogliamo cuori chiusi, ma cuori aperti. Gesù, apre il nostro cuore. Fa che il nostro cuore sia simile al tuo. Tu hai detto, imparato da me, che sono mite ed umile di cuore. Ma imparate anche da me che il cuore è squarciato. Fa che il nostro cuore sia squarciato a comprendere le miserie dei nostri fratelli. Fa che ancora dal nostro cuore possa scendere l'acqua pura, possa scendere il sangue, perché noi vogliamo essere timidi a te. O Signore Gesù, guariscici dalle nostre infermità spirituali. Siamo malati spiritualmente, guariscici, o Signore. Di nuovo il canto di Gesù, è un canto inesauribile. Gesù, quando senti il suo nome,
apri gli occhi, apri le orecchie, apri il cuore ed apri le braccia per soccorrerci. Invochiamo ancora il suo nome. Non ci stanchiamo di invocare il suo nome, e anche se abbiamo cantato Gesù, cantiamolo una seconda, una terza, una quarta volta. Non ci stanchiamo di nominare quel nome, che è di sopra di ogni altro nome, davanti a cui tremano gli inferi, ma si aprono i cuori degli amanti. Gesù, ti abbiamo presentato le ferite, le malattie dello spirito. Adesso ti presentiamo le ferite della sfera psichica. Ti presentiamo le ferite profonde, i traumi della nostra infanzia. Quando eravamo ancora nel grembo materno, noi abbiamo subito i traumi di nostra madre. Abbiamo subito senza accorgercene, ma abbiamo ascoltato il grido di mia madre, di mio padre, i dissensi di mio padre, di mia madre, le volontà ostili di mio padre, di mia madre. E questi traumi sono stati scritti dentro di me. Signore, quante ferite poi ho ricevuto nella mia infanzia. Quante parole dure mi hanno ferite. Quante disattenzioni, quante ingiustizie che col maturare degli anni non sono sparite da me, ma si sono ammalignate come piaghe non curate e hanno prodotto tossine nella mia vita. Signore, io soffro di depressione, soffro di paura, soffro di turbamenti, soffro di complessi di inferiorità, di complessi di colpa, senti il bisogno di chiudermi in me stesso, senti il bisogno di evadere, ho paura della folla, ho paura delle cose sporche, ho paura del contagio, ho paura dei miei fratelli che mi hanno fatto del male, oppure di entrare in una casa o in un'altra casa, oppure di infettarmi perché ho subito dei mali o delle angosce improvvise o dei turbamenti improvvisi. Sono pauroso di notte, di giorno, temo sempre, sono diffidente anche degli amici, di mio padre, di mia madre. Sono diffidente dei miei figli, temo sempre. Oh Gesù, quante ferite dentro di me. E poi tutte le ferite che mi hanno inferti i miei fratelli e le mie sorelle, nella casa di mio padre, di mia madre, dei miei cognati, dei miei zii. Quante ferite nel gruppo, quante parole dure, cattive, quante ferite ricevute dai miei fratelli in preghiera, dei miei fratelli di elezione, dei miei fratelli con cui mi ha messi insieme, quanti tradimenti ho subito e il mio cuore è ferito, là dove dovevo trovare pace ho trovato guerra. Da dove dovevo trovare amore, ho trovato odio. Dove dovevo trovare comprensione, ho trovato disattenzione, astio, invidia, gelosia, incomprensione. Signore Gesù,
Io sono ferita, nell'intimo dell'anima mia, quante ferite, ma Signore Gesù, tu versi il tuo bacio su tutte le mie ferite. Ti prego questa mattina di lavare le mie ferite con l'acqua che sgorga dal tuo costato. Le altre acque sono infette. Lavami, Signore Gesù, con l'acqua del tuo costato. Toccami, Signore Gesù, con le tue mani sante. Metti, Signore Gesù, i medicamenti del tuo cuore, il tuo amore, Signore Gesù. Metti una sfida del tuo amore, della tua comprensione, per disinfettare e guarire le mie ferite. Fasciami, Signore Gesù, ed io sarò guarita da tutte le mie ferite, perché tu sei la mia guarigione, tu sei la mia consolazione, tu sei la mia salvezza. Gesù, ti invoco, guarisci le ferite dell'anima mia, guarisci soprattutto le ferite del mio peccato. Ogni peccato mi ha ferito, ho commesso tanti peccati nella vita, li ho confessati, tu mi hai perdonato, mi hanno lasciato una scia dentro di me. Sono le ferite del mio peccato, ogni tanto si risvegliano quando il tempo si mette male. Gesù, guarisci ancora le mie ferite di peccato. Signore, ci sono le mie inclinazioni cattive, inclinazione alla superbia, all'ira, all'astio, ci sono inclinazione alla lussuria, ci sono inclinazione all'ingordigia, inclinazione all'avarizia, sono queste mani dello spirito mio, del mio cuore. Signore Gesù, versa torrente di grazia dentro di me e guariscimi, Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, crediamo a Gesù. Crediamo a Gesù. Apriamo a Gesù il nostro cuore perché Egli venga a guarire. Tu ti lamenti, poverina, per le tue piaghe. Tu dici, non posso cicatrizzare la mia piaga. E tu mi dici, la tua piaga sarà cicatrizzata, vieni a me ed io ti guarirò. Ecco, fratelli e sorelle, per la terza volta invochiamo il nome di Gesù, il nome che salva, il nome che guarisce tutte le malattie, che risana tutte le piaghe. Signore Gesù, 99 erano in buona salute, ma una era ferita. Adesso, Signore Gesù, non è una ferita, ma questo tuo popolo, queste tue pecorelle, siamo tutte ferite, anche nel corpo. Portiamo le stimmate di tutte le ferite che ci hanno inferte. Gesù, ti presentiamo tutti i malati nel corpo. Ti abbiamo presentati gli ammalati nello spirito, gli ammalati nella sfera psichica. Adesso ti presentiamo tutti i nostri malati. Venivano da te verso sera, te li portavano nelle barelle, te li portavano a braccia e tu li guarivi tutti, li toccavi e li guarivi. C'erano storpi, ciechi, sordi, muti, paralitici, piagati, oppressi, dilaniati, indemoniati. Tu li guarivi tutti, perché
Il tuo cuore era pieno di amore e per questo tu eri venuto. Adesso, Signore Gesù, ti presentiamo tutti i malati del corpo. Ti presentiamo tutti gli ammalati che sono colpiti con malattie gravi. Ti presentiamo tutti i tumorati, tutti quelli che hanno tumore, Signore, che hanno cancro, carcinoma, che hanno malattie terribili, perché il nemico si è accanito contro di noi, contro il genere umano, e gli uomini hanno favorito l'incursione del maligno con le bombe atomiche, con tutti questi ritrovati della scienza che ammorbano l'aria e che sono produttrici e produttori di malattie. Gesù, Gesù, ti presentiamo tutti i tumori, ti presentiamo tutti i cancri, ti presentiamo, Signore, tutte le metastasi, ti presentiamo, Signore, tutti i linfonodi nascosti, ti presentiamo, Signore, tutte le cirrosi epatiche, tutti i melanomi, ti presentiamo tutte le malattie più strane, ti presentiamo l'AIDS, l'Ebola e tutte le altre malattie terribili. Gesù, 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 il tuo corpo è malato, dalla testa ai piedi tutta una piaga. Gesù, 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 guarisci i nostri malati. Ti presentiamo quelli che hanno piaghe negli arti, piaghe nelle braccia, piaghe nelle gambe, piaghe nei piedi. Ti presentiamo, Signore, quelli che hanno malattie agli occhi, malattie alle orecchie, malattie alla bocca, tutti quelli che sono ammalati nel capo, negli organi della testa, quelli che hanno gozzo, quelli che hanno la faringe malata, quelli che hanno la gola ammalata. Ti presentiamo tutti quelli che hanno il petto malato, i polmoni malati, il cuore malato, la milza malata, la gistifellea malata, tutti quelli che hanno lo stomaco malato, il fegato malato, la sfera genitale malata. Ti presentiamo tutti quelli che hanno il sangue infetto, Signore, tutti quelli che sono nella pelle ammalati, tutte le malattie ti presentiamo, Signore, ti presentiamo la tua infinita misericordia, Signore, in questo momento, e ti gridiamo, guarisci, o Signore, guarisci, o Signore, guarisci, o Signore. Signore, noi sappiamo che sei tu che guarisci, io sono il Signore che ti guarisco. Avanti, cantiamo. Tutti stanchi nel cammino, o voi tutti sperduti nelle vie del peccato, o voi tutti malati, venite a me, venite a me, ed io vi riceverò. Io sono colui che ama i peccatori e li chiamo. Io sono colui che ama i malati e li chiama a me. Io sono colui che ama gli stanchi e gli oppressi e dico, venite a me. Io sono il medico vostro. Io sono l'autore della vita. Io sono colui che il Padre ha mandato per cercarmi, per ritrovarmi, per riportarmi dalla casa sua.
Venite a me voi tutti sperduti, voi tutti peccatori, non sono venuti per i giusti ma per voi. Se gli altri mi schivano, io non vi schivo. Io sto con le prostitute, io sto con i peccatori, io sto con tutti quelli che fanno del male, perché io sono il Salvatore. Se ci sono ammalati nello spirito, se ci sono peccatori e peccatrici, se ci sono prostitute in mezzo a voi, se ci sono peccatori di ogni specie, voi venite a me, a voi è rivolta questa mia parola. Se ci siete assassini in mezzo a voi, se ci sono furfanti, ladri, venite a me, io vi libererò dei vostri peccati e sarete di nuovo buoni, perché la mia bontà scenderà in mezzo a voi, scenderà nel vostro cuore, la mia immagine sarà risplendente sui vostri volti. E se voi siete paurosi, se voi siete feriti, se voi siete così sbandati, se voi soffrite di oppressione, di depressione, se voi non sperate più, venite a me, io vi abbraccio. Se i giovani vi schivano, io no, io vi abbraccio, io vi cerco, io sono il Signore, il Salvatore. E voi tutti ammalati di qualunque malattia, venite a me. Voi tutti che siete ammalati in qualunque parte del corpo, venite a me. Questa mattina verserò balsamo sulle vostre ferite, opererò guarigioni, liberazioni. Io sono il Signore, sono venuto per voi, il Padre mio mi ha mandato per voi. Venite a me, io sono il Signore Dio vostro, io sono colui che vi guarisco. Alleluia. In quel giorno, dice il Signore, batterà le spighe e voi sarete raccolti uno a uno, Israele. In quel giorno suonerà la grande tromba, verranno gli sperduti dal paese di Assiria e dispersi nel paese d'Egitto. Essi verranno a me, si prostreranno davanti al loro Signore su questo monte, perché io sono venuto a cercare il mio popolo e chiamo il mio popolo a raccolta. Voi siete il mio popolo, io vi amo uno per uno. Io sono il Signore, io vi risanerò. Sperate in me, figli miei, per questo il Padre mi ha mandato. Io l'ho dato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Io l'ho dato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Oggi e sempre ti l'ho dato. Alleluia, 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 è il giorno di speranza, è il giorno di gioia, è il giorno in cui Gesù si incontra con il suo popolo, alleluia. E allora, fratelli e sorelle, dopo questo primo momento, in cui abbiamo adorato e in cui abbiamo offerto al Signore le nostre suppliche, noi adesso vogliamo sentire le risonanze della parola di Dio nei vostri cuori. E se qualcuno è stato raggiunto dalla misericordia di Dio, se qualcuno è stato guarito nello spirito o nel cuore o nel corpo, alzi la mano e venga a testimoniare al suo Signore che egli non fa parole ma fa fatti. Alleluia.
chi ha da dire qualche testimonianza, venga. Una guarigione che è stata annunziata e che sarà oggetto di una relazione particolare da un bambino che è stato guarito negli occhi, è stato prima qui, abbiamo pregato, poi è stato toccato negli occhi e è arrivato a casa, la malattia è sparita. I genitori hanno portato tutti i reperti medici, c'era il nostro medico Calogero con tutti i documenti, e il bambino è guarito. Ringraziamo il Signore. Chi vi parla è un vostro fratello che è venuto oggi per la seconda volta. Grazie, Signore. Guarisce in questo momento un dolore alla schiena di una persona e un'altra persona che ha dolore alle scapole pure guarisce, e una terza persona alla cervicale. Signore, in questo momento tocca queste tre persone. Io voglio ringraziare il Signore e lodarlo. Una donna e guarisce anche toccando l'orecchio di una persona. Si tratta di una sordità all'orecchio sinistro. Orecchio sinistro che in questo momento si sblocca. La persona sente correttamente come all'orecchio destro. Se c'è questa persona che adesso sente all'orecchio sinistro come sente a quello destro, che si sente così come toccato dal Signore, è pregato di alzare la mano. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Se c'è qualche persona che ha ernia al disco, con dolore forte, e adesso il dolore è diminuito di botto e si sente così di star meglio, se c'è questa persona è pregato di alzare la mano. Comunque noi procediamo, se la persona è presente, se non è presente, oppure vuole testimoniare dopo, può testimoniare quando vuole. E adesso, fratelli e sorelle, cominciamo a pronunziare davanti a Gesù i nomi di tutte quelle persone che chiedono aiuto. Sono tante che scrivono da lontano, e mentre noi recitiamo queste parole, ossia questi nomi, tutti noi dobbiamo pregare per queste persone, perché vale molto la preghiera che noi facciamo per gli altri, per guarire anche noi dalle nostre malattie. Disse, ma siete insieme con me a soffrire per i peccati della mia gente. Voi siete nelle tribolazioni, ma sono io con voi. Supplicate per i vostri fratelli peccatori. Supplicate per i peccati che si commettono nel mondo. Siete voi che insieme con me offrite i vostri corpi, le vostre anime, perché l'ira di Dio non piombi in questo mondo. Venite benedetti del Padre mio, voi che partecipate ai miei dolori e alle mie sofferenze.
Venite benedetti del Padre mio a possedere il regno che vi è stato promesso. Ancora un poco e la vostra pena cesserà. Io sono il Signore, Dio vostro. Fratelli e sorelle, Gesù è qui in mezzo a noi, in mezzo ai suoi poveri, ai suoi sofferenti, là dove si balla, dove si grida, dove si canta, non è sicuro che ci sia Dio, ma qui dove si soffre, dove si pena, c'è sicuramente Gesù. E noi salutiamo Gesù ancora una volta. E gli diciamo, uomo di Galilea, che passi, fermati qui in mezzo a noi, fermati tra i tuoi sofferenti, fermati davanti a me, guardami, conosco d'amore, ho bisogno del tuo sguardo, guardami, oh Signore, ma toccami, oh Signore, tocca le mie piaghe, le mie ferite, quelle che non si vedono e quelle che si vedono. Oh Gesù, liberami dalla mia afflizione, delle mie angosce. Oh Gesù, abbracciami, ho bisogno del tuo abbraccio. Oh potenza di Dio, oh potenza di Dio, abbracciami. Ho bisogno del tuo amore, della tua comprensione. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. I miei amici si disinteressano di me, ma tu sei il Signore. Abbi pietà di me, oh Signore. Ed ecco una donna che cercava di toccarlo. Ecco una grande folla dove c'erano tanti tormentati da spiriti immondi. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza arcana che risanava tutti. Fratelli e sorelle, la folla si accalcava, cercava di toccarlo, perché appena veniva toccato Gesù, dal suo corpo usciva una forza arcana che guariva. Gesù passa, ma Gesù nella Santa Comunione ci tocca più intimamente. È nella comunione che dovete pregare molto, perché venite a contatto col corpo di Gesù, ma anche guardandolo così, nel sacramento dell'Eucaristia, con fede, possiamo ricevere guarigioni. Signore, ti chiediamo questa mattina di guardare tutti e di guarire tutti. Signore, abbiamo confessato i nostri peccati. Signore, sappiamo che tante malattie sono causate dai nostri peccati. Tu, donna, che hai delle gastrite, te lamenti. Tu hai un peccato ancora non confessato, l'aborto di tanti anni. Confessati e guarirai. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo
preziosissimo Santo. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Io sono per te. Sono per te il libro.